Sindaco, lei è stato uno dei soci fondatori del Club Delta. Com'è la situazione Delta e soprattutto com'è anche il rapporto che avete con la proprietà, con la famiglia Visentini? Vi parlate? Se in questi giorni vi incontrate? E soprattutto la tifoseria come sta accettando questo problema? Sì, mi lascio un po' fare le domande che sicuramente sono anche i temi principali, diciamo, della settimana, di queste settimane. E in buona sostanza noi ci siamo incontrati più volte. Il problema, diciamo, riscontrato dalla proprietà per quanto riguarda la programmazione della società riguardava soprattutto i campi di allenamento, dove sì, la società ci aveva chiesto un intervento per creare o un campo di allenamento nel stadio Cavallari oppure di avere una convenzione con uno dei campi che ci sono nelle altre realtà, di avere naturalmente la possibilità di avere la convenzione diretta. E naturalmente per quanto riguarda le economie a disposizione avevamo fatto qualche proposta di poter fare qualcosa insieme, ma per le economie a disposizione era impensabile comunque creare un nuovo campo di allenamento, diciamo, nei tempi soprastabiliti, e comunque anche dal punto di vista economico non abbiamo neanche la capacità, perché comunque quello che avevamo investito sulla programmazione sportiva è andato, come dicevo prima, sui Brunetti, sulle palestre, su alcune situazioni che avevamo dove veramente erano carenti. Abbiamo dato la possibilità con l'incontro con le società limitrofe, quindi sia con la Portotolese che gestisce il campo di Cavagnara che con Polesine Camerini che gestisce il campo del Ballarina di Polesine Camerini, dalla possibilità di usufruire gratuitamente delle strutture. Però la risposta, diciamo, non era nelle aspettative della società, e quindi per quanto riguarda la gestione, ecco, diretta dei campi si era nata su questo, ecco, la falla era proprio la disposizione. Anche è vero che in virtù anche delle norme Covid non abbiamo fatto l'evidenza pubblica di questi 2 anni per i campi, perché comunque sono andati in proroga diretta per quanto riguarda la gestione e la convenzione dei campi che citavo prima, e quindi di conseguenza, insomma, che sono comunque gestiti bene, lo sottolineo, perché comunque le due società in oggetto, compreso Scardovari che ha sempre dato anche la disponibilità, ha sempre gestito bene. Ripeto, non è stata trovata congrua l'offerta da questo punto di vista. Poi ripeto, sulle scelte personali di fare meno calcio, io l'ho detto più volte, lo ribadisco, la famiglia Visentini ha investito tantissimo sul calcio, ha portato a livelli che mai Portotolle avrebbe sicuramente avuto la possibilità di calcare e arrivare al professionismo, quindi sicuramente è stata ed è una bella favola quella del Delta. La speranza è, domani scade l'iscrizione, che comunque ci sia un ripensamento, che ci sia la possibilità comunque dell'iscrizione della società. In questo frangente ci siamo mossi anche ascoltando un po', sì, a parte la tifoseria che è sempre stata encomiabile, noi abbiamo una tifoseria che credo che sia un esempio per quanto riguarda tantissimi campi, guardo Luca perché spesso volentieri, insomma, di stadi ne abbiamo girati insieme, e credo che la tifoseria del Tina sia un esempio ovunque sia stata, sia come modo di presentarsi sia come calore verso il supporto. E nel frattempo ci siamo anche mossi, abbiamo avuto anche qualche contatto con qualche cordata di imprenditori che avrebbero anche aperto una trattativa. Naturalmente li abbiamo messi in contatto con la proprietà, che ad oggi sembra che non abbiano trovato sbocchi in una trattativa vera e propria, perché gli approcci a questo momento sembra che non siano andati a buon fine, almeno fino a questo momento. Dopo non so se tra oggi e domani possa cambiare qualcosa, però a livello di approccio tra questa cordata di imprenditori che ha, oltre la visione calcistica, anche una visione naturalmente di sviluppo del Polesine, e quindi avrebbe anche l'intenzione di mantenere la categoria in loco, sarebbe, diciamo, un'opportunità da un certo punto di vista, se non altro per mantenere la matricola del Delta oltre che la categoria. Ma se eventualmente la proprietà non fa l'iscrizione domani, cosa succede?
Se non fai iscrizione domani non è che ci siano molte speranze di... Cioè, quindi il Delta, parlo da profano, cioè, retrocede, cosa fa? Cioè, non esiste più? Non esiste. E dovrebbe ripartire ancora dalle categorie minori? In buona sostanza sparisce proprio la matricola. Se non viene data, un'iscrizione che sia la serie D o la terza categoria. Ma c'è una finestra di tempo oppure proprio automaticamente non c'è l'iscrizione, non viene fatta? Siamo affrontati anche con la FIGC, con la Lega Calcio c'è una piccola finestra dove poter recuperare per quanto riguarda una categoria, diciamo, diversa, che potrebbe essere la terza categoria. Chiaro che per la serie D credo che gli spiragli passato il 15 siano pochi. Si conoscono i protagonisti di questa cordata che avete proposto alla famiglia Visentini? Sì, l'interlocutore di Roma si chiama il dottor Cannella, che diciamo è l'interlocutore con questa serie. Io ho parlato anche con il rappresentante di questa serie di imprenditori che fanno capo a un immobiliare che è un immobiliare di Roma, e si chiama Vera SRL, comunque un capitale sociale. Roma, diciamo che è un gruppo di imprenditori serio e che opera, diciamo, in diversi settori in Italia, tra cui, ecco, quello del mondo del calcio, qui era interessante. La proposta si è arenata per una questione economica o una questione... È la proprietà che... Cioè, non lo so neanche se siano entrati nel merito di una condizione economica, perché hanno avuto un approccio, una vera e propria trattativa, di fatto non è iniziata, perché da quello che mi ha detto il rappresentante di questo immobiliare non è neanche partita una vera e propria trattativa. C'è stato un approccio per vedere se c'era la possibilità, ecco, di aprire questa trattativa, che a un momento sembra che non fosse, insomma, congrua o comunque perlomeno gradita la proprietà. Esatto, non ricordo. Ma no, non è un po' assente in questo momento la tifoseria? Nel senso, la tifoseria come la vostra, come aveva citato prima, sempre presente nei campi, eccetera, che non ha fatto una sollevazione popolare che forse si aspettava, visto anche il numero e l'entusiasmo. Io credo che la tifoseria portotollese di fatto sia, passami il termine, una grande famiglia. E quando si parla di una grande famiglia, all'interno di questa grande famiglia c'è tutto, c'è dai fondatori, dalla famiglia che gestisce la società, dal primo all'ultimo tifoso, arrivare anche a chi ha ruoli istituzionali. E quindi credo che più che una rimostranza, ecco, colorita, folkloristica, ci sia una serie di rapporti che cercano comunque, ecco, di mantenere, perché come si usa nelle buone famiglie, io so l'attaccamento che c'è in tantissimi nostri concittadini per quanto riguarda, e tantissimi mi hanno, ed è anche per questo che siamo qua oggi, perché tantissimi mi hanno avvicinato, ci hanno chiamato, hanno cercato comunque di capire o di portare anche il loro contributo, diciamo, da questo punto di vista qua. Credo che la mancanza, ecco, che non è una mancanza, ma di avere scelto un'altra strada rispetto a quella di mari di dimostranze più folkloriste, più colorite, o chiamiamole come vogliamo, come termine, sia dovuto al fatto che qua ci conosciamo tutti, abbiamo comunque, ecco, una sorta di familiarità, ecco, locale, e questo che credo che sia anche molto importante.